nel primo tempo diciamo che siamo partiti sottotono i primi 10-15 minuti. Dopo aver subito gol, credo che siamo riusciti a prendere le misure. Non siamo stati magari, siamo stati poco cinici, poco incisivi là davanti, perché le occasioni da gol le abbiamo create. Il secondo tempo poi abbiamo effettuato magari un cambio tattico che ha dato i risultati che speravamo, spostando un pochettino l'età, un pochettino più in avanti, creato parecchia superiorità numerica con i duetti con Umbaca e Bernardi. E poi diciamo i gol trovati sono stati il frutto del lavoro fatto. Assolutamente, noi siamo venuti qua a giocarci la nostra partita a viso aperto e direi che il primo tempo l'abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio, anche se magari il San Biase ha avuto qualche occasione al primo tempo, ma è giusto così, visto l'organico, visto il valore che hanno in campo. Poi al secondo tempo diciamo che siamo rimasti negli spogliatoi, poi ripeto, contro una squadra del genere, subito al 46 siamo preso l'1-1, poi una volta passati in svantaggio per loro è diventato tutto più semplice. Noi ovviamente siamo usciti al secondo tempo per giocare ancora la nostra partita a viso aperto tranquillamente. Purtroppo il San Biase, ripeto, visto il valore che hanno in campo, visto i giocatori, l'organico, la rosa, i cambi, io purtroppo in banchina ho soltanto 5-6 under in campo e poi diciamo alla lunga la loro esperienza, il valore tecnico che è uscito fuori e ripeto, dopo il 2-1, poi il rigore del 3-1, poi lì è entrata tutta liscia per loro.